L'elicottero marziano Ingenuity continua a stupire. Nel suo 37esimo volo dello scorso 17 dicembre, il velivolo di NASA ha sorvolato 62 metri di terreno marziano in 55 secondi, con un obiettivo specifico: testare il suo nuovo software di volo. Atterrato su Marte nel febbraio 2021 per sperimentare il primo volo su un altro pianeta, il piccolo dimostratore tecnologico è stato progettato per affrontare terreni piatti e lisci, ben diversi da quelli che sta esplorando nel cratere Jezero insieme al rover Perseverance. In questo luogo roccioso e frastagliato, l'aggiornamento permetterà a Ingenuity di identificare tramite la sua telecamera di navigazione un sito di atterraggio sicuro verso cui dirigersi poco prima di perdere quota. L'aggiornamento risolve inoltre un inganno tramato a Ingenuity dal suo software di navigazione originale. Questo guidava l'elicottero supponendo che sorvolasse sempre superfici pianeggianti, portandolo così erroneamente a virare in caso di terreni irregolari, rilevando falsi sbandamenti dell'elicottero. Le mappe altimetriche digitali del cratere Jezero aiuteranno il software di navigazione a distinguere tra i cambiamenti del terreno e il movimento del velivolo ed eliminare così l'imbroglio non voluto. Nuove abilità che permetteranno a Ingenuity di aumentare ancora i quasi 7500 metri percorsi in circa 62 minuti di volo complessivo sul pianeta rosso.